Sono in attesa di qualcosa che mi colpisca, ma probabilmente per essere colpito da qualcosa devi anche essere predisposto tu ad accoglierlo. Allora, io sono metodico, nel senso che sono l'operaio della pittura, dicono i miei colleghi, e mi prendono sempre in giro per questa cosa, perché a me manca solo di mettere il cartellino, arrivo a una certa ora, me ne vado, è sempre la solita ora. Raffaele Minotto, mi trovo nel mio studio di Tribano, dove lavoro da circa 4 anni. Precedentemente avevo uno studio che ho tuttora in realtà in via Euganea, in centro a Padova, in quello che è il Palazzo Buzzaccarini. Questa è sempre una casa dei Buzzaccarini in campagna, con spazi molto più ampi. Il mio percorso, forse la mia passione per l'arte, forse. Ma non solo, perché ovviamente è una cosa innata, come si sa, deriva anche dal fatto di aver frequentato un palazzo storico del centro padovano, dove effettivamente io, per una serie di circostanze legate al lavoro dei miei genitori, eccetera, mi sono trovato a crescere. Quindi frequentavo questi saloni di un antico palazzo padovano, un palazzo del Settecento, dove attorno a me vedevo opere di Canaletto, opere d'arte di vario genere, sculture, tutto questo. Sono convinto che mi ha influenzato, insomma, io frequentavo questi saloni, mi guardavo intorno, vedevo le sculture, vedevo gli affreschi, avevo questo privilegio di vedere poi magari gli affreschi da vicino, proprio a contatto, a 10 centimetri dal mio naso, e quindi scoprire quali erano le pennellate, come erano costruiti. E tutto questo probabilmente mi ha influenzato e mi ha portato a scegliere. Forse anche per una questione di solitudine, perché io figlio unico, passavo moltissimo tempo a disegnare. Uno dei miei passatempi preferiti era quello del disegno. Copiavo i fumetti, i trasferelli che si usavano una volta, li ricopiavo così su dei fogli grandi. E da lì, insomma, è nata questa passione del disegno come compagnia, come gratificazione, perché poi quando ti dicono ah, ti è venuto bene, sei anche contento, insomma, cosa ti esalta. E quindi da lì è venuta automatica un po' la scelta della frequentazione poi del liceo artistico, con qualche conflitto con i miei genitori, i quali non erano contenti della mia scelta nel campo artistico, ma poi li abbiamo convinti. E poi successivamente l'Accademia di Belle Arti di Venezia, il corso di pittura. E questa, diciamo, è stata la mia formazione scolastica. Poi, prima di approdare al lavoro vero e proprio di pittore, artista, insomma, quello che dipinge i quadri, per essere precisi, visto che io sono legato ancora a un mestiere, tradizionale. Ho fatto vari tipi di attività. Io ho iniziato a fare decorazioni. Ho lavorato, prima di riuscire a vendere i miei quadri, ho lavorato molto come decoratore nei locali da ballo, dove facevo per uno studio di architetti che si occupava di molte sale da ballo e locali per giovani nel nord-est. Andavo in giro a fare questi murals, queste scenografie, quindi legate a un tema, metti caso, anni 70, allora c'erano le poltrone anni 70, i tendaggi, tutto qua, tutta l'atmosfera e anche le decorazioni sul muro avevano questo. Quindi da lì è iniziata la mia, diciamo, qui alla fine io ho fatto un percorso scolastico, dopo anche le mie uniche esperienze di lavoro, tutto sommato, anche se in chiave differente da quella che ho alle mie spalle, però è sempre stata legata al mondo dell'arte in qualche modo, magari arte applicata, insomma anche decorazioni, trompe-l'œil, queste cose qui. Fino a quando ho cominciato a presentare i miei lavori da solo come artista che si autorappresenta all'Arte Fiera di Padova e lì piano piano ho cominciato a proporre i miei lavori e lentamente mi sono fatto notare, ho cominciato così qualcuno mi ha chiesto dei quadri, ho cominciato a entrare in qualche piccola galleria. E da lì, insomma, piano piano si è sviluppato un po' tutto quanto.
La tecnica con la quale creo le mie opere è la più tradizionale possibile, nel senso che io lavoro ad olio su tavola o su tela, prevalentemente negli ultimi anni, anzi devo dire esclusivamente negli ultimi anni, su tavola. La cosa che è molto importante per me è il disegno, cioè sotto le mie opere c'è un lavorio proprio fatto a carboncino, a fusaggine, che va a costruire proprio tutta la scena. Parto da immagini fotografiche che vado a catturare io nei luoghi che mi interessano, che cerco di catturare anche nel momento in cui la luce magari è più interessante, più adatta per il tipo di lavoro che devo fare io. E quindi comincio con un disegno proprio, che questo disegno è abbastanza preciso, piuttosto preciso, con chiaroscuro, quindi diventa una sorta, se vogliamo semplificare la cosa, una sorta di fotografia in bianco e nero. Su questa fotografia in bianco e nero io poi comincio a lavorare col colore ad olio, tutta tavolozza. Alcune parti però mi diverte lasciarle un po' trasparire, lasciarle venire fuori. Mi piace un po' che l'opera, chi guarda l'opera, in qualche modo possa anche avere una percezione del processo creativo, di come è stata costruita, conservare delle tracce di quello che c'è sotto. Quindi mi piace un po' a volte giocare sulle trasparenze. Magari nei primi piani o nei punti più luminosi uso il colore più a pasta, più spesso, così per dare anche più vibrazione luminosa. Nelle zone in secondo piano, sugli sfondi, uso un colore più liquido che allora lascia un po' rivelare questo disegno che c'è sotto. Il primo passo, per me è stato questo, è quello di copiare, ma nel senso buono della parola, di copiare gli artisti che ti interessano. Io sono partito da determinati artisti che mi colpivano di più e ho cercato di replicarli. Cosa succede poi? Che magari, ovviamente non voglio confrontarmi con i grandi artisti del passato, però quando tu esponi un'opera e magari ti viene detto: ah, bella, sì, però sai che mi ricorda questo o quell'altro, allora te lo dicono una volta, due, tre, e incominci a essere punzecchiato in qualche modo e dire: vabbè, qua forse bisogna che cerchi io un po' dentro me stesso qualcosa di... E quindi da lì parte una ricerca che cambia nel corso degli anni, perché il gusto, anche il mio gusto personale, è cambiato. Ho cominciato a guardare nel corso degli anni cose molto differenti. Ad esempio, in anni passati mi piaceva, e io dipingevo in effetti in maniera meno precisa rispetto all'opera che ho alle spalle, dove tutto è molto raccontato, tutto è molto preciso, analitico, si vedono gli oggetti sui mobili, è tutto molto nitido. Ero molto più impressionista, diciamo, però ero anche molto più interessato a una pennellata energica, dinamica, dell'informale, quindi usavo una pennellata vigorosa, usavo molta più materia, eccetera. Quindi tutto questo nel corso degli anni, appunto tornando anche al discorso che si faceva prima, che il linguaggio cambia, gli interessi per determinati artisti nascono e muoiono, insomma diventano, nel momento in cui tu assimili un determinato linguaggio o comunque ne apprendi le cose che ti interessano, cominci a guardare oltre. Quindi cambia la pittura. Io avevo una pittura molto più pastosa, meno immediata, la figurazione era... la percepivi magari a grande distanza, cioè non a una distanza ravvicinata, proprio perché strizzavo l'occhio, mi interessava più una pittura più informale. Piano piano ho eliminato la materia e ho fatto venire fuori il disegno. Venendo fuori il disegno, ho in qualche modo ripulito la tela dalla materia, ne uso molta di meno e sono diventato però molto più, rappresento molto di più gli oggetti in maniera molto più immediata, puntando poi molto di più sugli effetti di luce. Ho cominciato a guardare di più determinati artisti, magari di fine Ottocento, così, che avevano particolare attenzione per questi aspetti, e quindi ho messo un pochino così l'attenzione su questi aspetti. Beh, allora, devo dirti che alla fine determinati ambienti moderni,
per quanto mi piacciono, ma così razionali, lineari, minimalisti, a me creano tutto sommato dei problemi. Invece cerco questi palazzi antichi perché sono pieni di cose, cioè voglio degli ambienti che abbiano delle cose da raccontarmi, che poi in realtà sono tutti pretesti per divertirsi con il disegno, con la pittura, con i riflessi del sole sulle superfici. Quindi sono tutti meccanismi che in qualche modo muovono la pittura e ti fanno raccontare qualcosa in più. E poi, appunto, la cosa interessante, secondo me, è la ricerca anche di ambienti che raccontino qualcosa dei loro proprietari. Cioè, mi piace che il luogo che rappresento sia un luogo vissuto. Tant'è vero che anche quando i miei temi principali sono l'interno, così borghese, il salotto, eccetera, ma anche i banchetti, le tavolate, così. Ma mi interessa la tavola dopo. Quando se ne sono andati via tutti e hanno lasciato il campo di battaglia, è molto più interessante che non vedere una tavola apparecchiata perfettamente. E quindi tutto questo racconta, pur non mettendo figure umane, comunque racconta molto delle presenze umane che sono passate. Il mio primo studio, appunto, si trovava in Via Euganea ed era una stanzetta piccolina dove io ho fatto le mie prime esperienze di pittura e anche di incisione, perché parallelamente alla pittura ho sempre portato avanti anche l'arte calcografica, che poi ho lasciato un pochino negli ultimi anni. Ecco, questo è stato lo spazio che mi è stato messo a disposizione, appunto, dalla famiglia Buzzaccarini, che mi ospitava i miei genitori per motivi di lavoro. E per questo motivo io ho avuto libero accesso a questi saloni che sono diventati il motivo principale, così il soggetto delle mie rappresentazioni. Nel corso degli anni, quindi ho frequentato tutto il mio percorso di studi, ho avuto questo spazio dall'inizio dell'Accademia, quando ho cominciato a dipingere, diciamo, in maniera, usando il colore a olio, eccetera, facendo le mie prime esperienze. Nel corso degli anni poi è cambiato anche il mio modo di lavoro, sono cambiate le dimensioni dei quadri, il tipo di richieste che avevo, per cui da 4 anni adesso mi trovo qui in questo posto, che è appunto a Tribano, ed è uno studio molto più grande. Diciamo, cosa mi sono portato del vecchio studio? In realtà mi sono portato il più possibile del mio vecchio, per una sorta di forma quasi di sicurezza, perché mi trovavo in un ambiente molto grande qui, che tutto sommato non aveva granché a che spartire con quello che frequentavo in passato, per cui mi sono portato proprio, pur mantenendo attivo anche lo studio in Via Euganea piccolino, mi sono portato qui il mio cavalletto, la mia tavolozza, tutto quello che mi poteva far sentire a casa, che poi in effetti è un modo per, come dire, trovare qualche sicurezza in più. Al centro di questa grande stanza ho messo il cavalletto, dove sono circondato letteralmente da delle pareti trasparenti di PVC, di nylon, perché ho il brutto vizio di lanciare il colore alle volte. Nel senso che alcune mi piace rivelare attraverso la pittura i raggi di sole che entrano nelle stanze. Quindi per sottolineare questi raggi luminosi, schizzo proprio il colore, lo lancio proprio così, diluito, e lo lancio. Quindi un po' va dove voglio che vada, ma un pochino dilaga. E allora mi sono in qualche modo costruito questa nicchia, che è proprio lo spazio più piccolino dove lavoro proprio. Poi in realtà qui ho poi tutto il mio deposito di colori, ho uno spazio dove c'è l'aspetto anche così digitale delle immagini sulle quali io lavoro, perché parto da fotografie, quindi ho un computer, ho le mie macchine fotografiche, ho tutto quello che mi può servire per elaborare un'immagine che prendo direttamente dal luogo, dopo viene rielaborata, tagliata, rivista, magari anche esaltando con i programmi di Photoshop, esaltando determinate tinte, luci, eccetera, per avere un'idea, una memoria un pochino magari alterata,
in funzione di quello che voglio fare, per poi realizzare l'opera alla fine. Non lo so dove andrò a finire. Diciamo che nella natura delle cose, anche per me, operaio della pittura, annoiarmi a un certo punto. Nel momento in cui ti annoi, ed è la molla che anche inizialmente mi faceva scattare l'interesse verso qualcosa di nuovo, annoiandoti o sentendo che ti stai ripetendo troppo, piano piano scatta la curiosità per qualcos'altro. Può anche scattare semplicemente dal caso, da un errore dall'imbatterti in un certo momento in immagini diverse che ti suggeriscono delle sensazioni differenti, quindi è del tutto imprevedibile. Spero comunque di poter cambiare e di riuscire a cambiare nel corso degli anni il mio linguaggio, perché ritengo che cambiare linguaggio, modificarlo, sia sintomo di vitalità di quello che fai. Magari in anni passati, quando cercavo di più, con più frenesia, quando ero più incerto su quello che dovevo fare, i cambiamenti potevano essere più repentini. Guardando le mie opere del passato, magari alcune non riusciresti neanche ad associarle a quello che sto facendo adesso. Però fanno tutte parte di un cammino che alla fine si collega, alla fine è un lungo cammino che non so effettivamente dove mi porterà.